Buongiorno mondo, sono le 6, la sveglia non è ancora suonata, ma Muriel è già di là che si agita e si muove e vuole preparare il caffè, quindi è ora di alzarsi e mettersi in pista. A dopo ragazzi. E mio fratello mi ha fatto convertire al filter coffee, mi ha detto di non portare la moca. Come avete visto, io bevo sempre il tè al mattino, ma adesso qua siamo passati al filter coffee. Com'è il filter coffee, Muriel? Buonissimo, buonissimo. Poi con le Madeleine francesi, fantastico. Una colazione internazionale, come negli alberghi. Ragazzi, abbiamo smontato il campo base, stiamo uscendo dal prato, Muriel è già un po' più avanti. E si pedala, primo giorno della coppia Zaccuri assieme. Oggi non saranno tanti chilometri, andiamo a recuperare Dimi all'altra sorgente del Danubio, la seconda, quella di Donaueschingen, non mi ricordo mai come si pronunci. E si va, si pedala. Ciao ragazzi, buona giornata, a dopo. Guardate Muriel, la gambetta come spinge. Guarda che ripresa solo per farsi vedere nel video. Pompa Muriel, pompa, push, push, push. Senti come butta giù le marce. E siamo arrivati anche alla seconda sorgente del Danubio. Muriel e Dimi sono lì che fanno i piccioncini e io gli faccio da fotografo ufficiale, quindi io comparirò in poche foto, ma almeno faccio i video e le campane suonano sempre quando parlo. Tipico esempio di Italianus bruciantis che si spalma la crema in maniera molto molto sensuale. Ragazzi, stiamo uscendo dalla città dopo aver visitato la sorgente del Danubio Donaueschingen e stiamo andando a prendere la ciclovia del Danubio, l'Eurovelo del Danubio. Pronti via ragazzi, si pedala, si pedala. Stiamo seguendo le deviazioni, stiamo seguendo le deviazioni con dei trattori strani che ci superano, no che ci superano, che li incrociamo, niente, tutta da rifare. E come mi è successo già nei giorni scorsi, anche sulla ciclabile del Danubio abbiamo beccato dei lavori in corso, stiamo seguendo delle deviazioni, Muriel è davanti, Dimi è lì dietro. E le deviazioni ci stanno facendo fare un giro dell'oca, ma tra poco spero che riusciremo a riprendere la traccia giusta. Corretto? Non ci conterei troppo, perché siamo veramente lontani dal Danubio. E quindi ci sta facendo proprio allargare tantissimo. Non glielo diciamo, dimmi che stiamo facendo un sacco di chilometri in più. No, meglio di no. Va? Ok, lo scoprirà solo quando vedrà sto video, che tanto mi sa che non lo guarderà neanche lei. No, lo scoprirà a mezzogiorno quando mi dice quanti chilometri manca. No, mezzogiorno è già passato. Ah, ecco appunto. T'ha già detto che va a fame. Ragazzi, vi faremo sapere, eventualmente richiamiamo noi. Eccoci finalmente di nuovo sul Danubio. Qui rincontriamo la nostra traccia e sono ancora 30 km della tappa di oggi. La stiamo prendendo con comodo perché siamo con Dimi che va al suo passo e si sa, bisogna sempre tenere il passo della persona più lenta, mai sfiancare nessuno, quindi game on ragazzi.
pausa pranzo, anche se Dimi non vuole essere ripresa, io lo faccio lo stesso, così lei si arrabbia e mi tira un pugno in faccia. Mangiamo e vi salutiamo dopo. Ok. Ragazzi, abbiamo lasciato da 5 minuti il paese dove ci siamo fermati al market a fare un po' di pausa a pranzo. Noi abbiamo mangiato dell'insalata, dell'anguria, cose fresche. Qui dietro c'è Muriel, là dietro c'è Dimi. Stiamo tenendo il passo di Dimi, come è giusto che sia. Ci mancano 15 km a Tuttingen. Tu sei dietro. Tuttingen, come si chiama il paese, Muriel? Dove stiamo andando? Tuttingen. Tuttingen, mi conferma Tuttingen. Stiamo andando lì e piazzeremo le tende in un free camping che ha trovato Muriel. Speriamo che ci siano i bagni almeno puliti. E niente, si pedala tranquilli. La ciclabile del Danubio, seguendo il corso del Danubio, è in falso piano in discesa, quindi è easy. A dopo, ragazzi. Spettacolo il signore. Stavamo riempendo l'acqua a questa fontana qui. Il signore là dietro ci ha detto che non è potabile perché è a ricircolo e ci ha offerto l'acqua del suo rubinetto in garage. Gentilissimo. A dopo, ragazzi. The way I came yes, back, yeah, and then you can also go that way and then go down these stairs, and then here's like here you can see it's like here's still flowing really fast, yeah, and then here it's like slowly getting less and less, yeah, basically the water disappears, yeah. Ragazzi, siamo arrivati nel punto dove il Danubio sparisce quando ha poca portata e si infila sotto nelle zone calcaree e come vedete di là è tutto in secca. Qua ci sono i nostri amici toscani che ci stanno seguendo, li abbiamo incontrati ieri alla sorgente e oggi li abbiamo incontrati qua dove sparisce il Danubio, quindi alla prossima puntata ci saranno di nuovo anche loro, mi immagino. Ragazzi, ve li presento, sono Cristiana, Claudio e sono due professori e vogliono salutare le loro classi. Ciao ragazzi, ciao. Fate per bene, sennò vagabondi, tutti bocciati. Mi raccomando. Saluti dal Danubio. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, vi saluto anch'io. Guardate lì dove sta andando Muriel. Lì ancora il Danubio scorre, guardatelo là in fondo. E poi qua inizia a rallentare. Esattamente dove c'è Dimitrina lì che sta attraversando, c'è il buco che aspettate se riesco a farvelo vedere, dove sparisce, dove ci sono i piedi di quel signore lì. Lì si infila il Danubio. Stiamo camminando sul letto del Danubio nel punto in secca, stiamo lasciando il punto dove sparisce sotto terra, dove vi ho fatto vedere prima. Abbiamo ancora 8 km per arrivare al campeggio libero. Non credo di fare altre riprese perché ho finito tutte le batterie della GoPro, spero di riuscire a ricaricarle perché sto finendo anche i power bank, ne ho ancora poche e li tengo per il telefono, per le cose d'emergenza, quindi appena ho un po' di sole per usare i pannelli per ricaricare anche la GoPro, ricaricherò anche quella. Quindi a dopo ragazzi, vi saluto quando arriviamo al campeggio. Bene ragazzi, dopo una sessantina di chilometri siamo arrivati nel free camping di Tuttingen, nel parco cittadino, là dietro c'è tutto il parco, magari ve lo faccio vedere, da dietro, qui dietro c'è lo skate park, c'è una bella area giochi, ci sono un sacco di campi sportivi. Io ho montato la tenda, Muriel sta montando la sua e Dimi sta cucinando per tutti, quindi siamo ready, siamo pronti. Ciao ragazzi.